Africa, lucertola, velociraptor, dinosauro, coccodrillo che esista. Non si è capito che è? Ragazzi, oggi andremo a creare uno dei profili più richiesti, più arancioni che possa essere creato su Roblox, ovvero quello di un'arancia. Quindi se ti piace anche a te, iscriviti al canale, lascia un like per un'aranciata. È finita! No! Ma prima di iniziare, ragazzi, devo dirvi una cosa importantissima. Sono uscite le nuove action figure di Among Us serie 2. Finalmente, ragazzi, potete trovare in edicola e nei negozi di giocattoli le nuove action figure di Among Us, con tantissime novità. Delle nuove action figure da 12 cm, tra cui un'edizione mega iper speciale, Glow in the Dark. Come vedete, dovrebbe rappresentare il fantasma, e se lo mettiamo al buio si illumina. Ovviamente all'interno potete trovare anche 3 accessori, tra mani e cappelli. Non è finita qua, perché oltre alle action figure sono usciti i nuovi mega e bellissimi peluche, tra cui quello inedito dell'impostore che nella scorsa serie non c'era. E anche un'edizione speciale interattiva. Infatti se tipo premo qua, si illumina! Ci saranno anche nuovi mini crewmates che potete trovare in pacchi da 3 diversi formati. E le action figure da 12 cm saranno disponibili anche in edicola, quindi cosa aspettate? Correteve a prendere! Ragazzi, è incredibile! Hanno aggiornato Roblox! Te, guardatelo! È tutto diverso! È fantastico! Perché c'è Mister Mistico? No, gli hanno hackerato gli account! Guardate, ora possiamo personalizzare il nostro avatar in modo diverso. Sembra molto simile a quello del tablet, vero Pingu? No! È vero, sei in HD! Posso cambiare anche la stats in una maniera incredibile? D'accordo, ma noi non siamo qui per cincischiare con queste cianfrusaglie. Dobbiamo vedere il nostro arancia e vedere com'è fatto. Andiamo su Google e cerchiamo Orange Rainbow Friends. Vai! Quante orribili immagini ci sono d'arancia, ma io devo andare a cercare la più realistica, quella che si avvicina, diciamo, di più al gioco. Sicuramente non questa, che sembra un pazzo scleratico. Scegliamo questa e iniziamo a guardare attentamente. Beh, la prima cosa che salta all'occhio ovviamente è i suoi enormi occhi. No, ok, il colore, che ovviamente è tutta arancione. Perciò iniziamo da quello. Facciamo un personaggio completamente spoglio, tutto arancione. Iniziamo a togliere tutto. Togliamoci la maglietta. Ehi là, che bei pettorali che c'hai, Ma neanche li ha i pettorali. Va bene, togliamoci quello. Togliamoci i pantaloni. Mi dispiace, se devo togliere i pantaloni, che cosa ci posso fare? Le spade. Mi rimane solo la faccia e la dignità, forse. E basta. Cioè, il braccio mi dovete togliere. La faccia. Che brutto. E mi devo togliere anche i capelli, perché devo essere pelato. Guardate il mio personaggio ora come è diventato. Pelato, pelatissimo. No! Lo so, sono brutto, mi dovrebbero scatolare. Ma adesso iniziamo a cambiare le cose. Cambiamo il suo colore e rendiamolo in arancia. Perciò andiamo su corpo, pelle, e vediamo un colore molto arancione. Questo è il colore arancione, ma non è ancora più arancione, è ancora più scuro. Questo è giallo. Niente, vi metterò questo. Ma ancora non basta, perché io ho gli indumenti di Roblox. Mi devo comprare delle maglie arancioni. Va bene, scriviamo orange e cerchiamo dei vestiti adatti. Vai. Allora, mi serve una maglietta e un pantalone. Oh! Ho trovato la testa di arancia. E vabbè, ma che culpito! Scusa, mi bevo un po' di... Qua abbiamo tutto quello che ci serve. Allora, iniziamo con l'aura esterna dell'aura, che non è andata mai via. Vediamo che cosa divento con l'aura. Ma non è arancione. Uno scam,
Mi stavano truffando, ragazzi, mi stavano truffando. D'accordo, allora andiamo con i pantaloni. Quanti pantaloni arancioni ci sono? Scegliamo Orange Yoga Pants, che dovrebbero starmi... Oh, sexy, sexy, sexy. Ci stanno! Oh, che ci stanno! Vai! Iniziamo a spendere 100 Robux, ute! Indossa pure, vai, grandissimo. E dopo i pantaloni avrei anche bisogno del sopra, della maglietta. E andiamo a cercare appunto shirt. Qua ne vedo alcune, vedo una maglietta normale oppure una neon orange long. Che è successo? Il maglione posseduto! No! Ah no, ok, va bene, ci sta, bellissimo pure questo. Compra, sì, spendiamoli sto Robux, bingo. Ecco, questo per ora è il mio personaggio. Tutto arancionissimo, come la mia fanta fantastica. Ora che abbiamo il nostro corpo tutto arancione, noto una cosa. Mugherlini, noi siamo quasi degli stecchi. Perciò rendiamo il nostro personaggio uno spiedino da grigliare. Andiamo in stazza e ora divertiamoci col nuovo tipo di aggiornamento, in cui posso decidere di farlo alto, snello, magro. Che bello. Ok, facciamo così, il più magro possibile. Il più magro possibile, va bene, ancora più magro, non posso averlo. Non stazza normale, ma stazza ancora più magra. Mamma mia, che mani grosse che ho! Sono quelle di Gianni Morandi. E iniziamo a cambiare anche le nostre mani, le nostre tutto. Facciamo le cose più piccole che possono esistere. Quindi gamba sinistra piccola, braccio sinistro piccolo, tutto piccolo. Adesso ve lo vediamo come diventerà piccolo. Credo che più piccolo di così io non possa farlo. Pingu, tutto bene? E lo so che ogni volta sta testa ti sta dentro, però non posso farci nulla. Ma continuiamo a vedere questo arancia, perché ho trovato degli oggetti che mi potrebbero servire per farlo. Notate qualcosa di strano in arancione? La sua faccia! Sì, la sua faccia, perché lui non si è capito se è un dinosauro, un velociraptor, un coccodrillo. Credo che sia un miscuglio tra tutte. E perciò andiamo a fare la sua faccia. E questo è bellissimo, perché se noi andiamo nel negozio e noi scriviamo direttamente Orange, ci abbiamo la testa del velociraptor. Orange Raptor Head, proprio lui, è proprio... Dai, vabbè. Un po' troppo grossa, però ci sta. Pingu, come va là dentro? E lo so, è brutto stare dentro lo stomaco di un velociraptor. Sai che ti dico? Proviamo un'altra faccia. Questa, che è proprio una faccia, non è una maschera. Quella è una maschera, questa invece è una faccia. Vediamoti. Mi piace molto di più. Perciò prendiamo questa e me la indosso anche. E adesso passiamo ad un'altra cosa. Anzi, ad un'altra coda. Perché Arancia è un velociraptor. E come fanno? E come velociraptor è un dinosauro. Cosa hanno i dinosauri? Le code. Perciò ecco qua una bellissima coda che gli potrei dare, che gli esce dalle chiappe. Wow, io me la prendo. Ragazzi, io me la prendo. Indossa l'oggetto. Stiamo creando il nostro Orange, ma non è ancora finita qua, perché mancano degli ultimi ritocchi per renderlo ancora più magnifico. Cose piccole, ma che fanno la differenza. Un'aura, un'aura attorno ad Orange. Guardate la sua aura. È un'aura super god. Lui è il super god dei super god dei dinosauri, perciò gliela prendo assolutamente. Ma sai che ti dico, Orange? Mi sembri che hai la testa vuota. Io ti vorrei mettere qualcosa in testa, mi permetti? Ci penso io, tuo grandissimo fratello. Ho visto poco fa una cosa che gli volevo mettere, dato che lui c'ha l'aura tipo del Super Saiyan God, perciò... Super Saiyan God Arancia! Sì! Sì, quanto goddo! Sì, ragazzi, quanto goddo! È troppo bello! Andiamo a testare le capacità di Arancia! Spremiamolo! Amici Frienzo! Sono qua, ragazzi! Sono il vostro Arancia Super! Dai, facciamoci una cosa felice insieme!
Blu, dove sei tu? Dai, che ti vuoi? Oh, ho preso un blocco. Ragazzi, non volevo prendere il blocco. Scusate, l'ho rubato. Dai, Blu, dove sei? Blu, aiuto, aiuto, Blu. Aiuto, no. Ormai t'ha beccato. Ah, beh, beccato solo me. Ma siamo amici. Ma io sono tuo cugino, fratello, parente. Cioè, so tutto per te. Perché mi stai inseguendo? Blu, ma che fai, Blu? Io che ti volevo bene. Guarda, Sora. Ok, forse non mi riconosce perché non sono nel posto in cui sono. Andiamo nel posto in cui dovrei essere. Nel mio antro, nel mio covo. Ovvero questo. Oh, adesso mangio. Sì. Dai, ne rimangono solo 3 di blocchi. Che cosa aspettate? Non bloccatevi, forza. Che adesso ci sarà pure Green. Però non so se Green mi potrà riconoscere. Qua c'è Blu. Guardate, qua è dove tenevano i miei amici colorati. Nelle gabbie rinchiusi. Lo so, è molto triste, Pingu-chan. È molto triste. Dai, 2 ne mancano. 2, ce la fate. Ragazzi, ce la fate. Io ho dato il mio contributo. È Blu. Blu. Ah, Blu. Blu, che fai tu? Blu, dai, giochiamo a nascondino. Giochiamo. Aspetta, aspetta, giochiamo a nascondino. Vabbè, io conto fino a 10. 1, 2, ho detto. Bravo, ecco. 1, 2, 3. Stella. 1, 2, 3, stella. Aiuto. Il tipo 1, 2, 3, stella si bloccava. Genio del male. Oh, bellissima esperienza questa. Bellissima esperienza. Ok ragazzi, devo dire che questo video su creiamo il profilo di Arancia, un'arancia, lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto, lasciate un sacco di pollice in su. Qua il vostro lore esiste tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. E...